Amici del Tempio, benvenuti al mio canale. Pensavate di non vedermi più, Massimo, è già un po' che non pubblico. È vero, è già un po' che non ci sentiamo, ma ho avuto un'estate veramente, veramente impegnativa. Qualche settimana fa, proprio qua, dietro l'angolo, vado in Spagna, a Torremolinos, a sud di Malaga, per il mitico Karate Beach Training promosso da Damian Quintero. Niente un po' di meno che la medaglia, come sapete meglio di me, la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Organizzatore, promotore dell'evento e chiaramente direttore tecnico della cosa. Vado là con mio figliolo Giacomo e facciamo 3 giorni di allenamento veramente intenso. Sulla spiaggia, ottima organizzazione, una bella tendostruttura proprio in riva al mare e insieme a lui niente po' di meno che per eguagliare il grande campione, il famosissimo allenatore della nazionale spagnola Ivan Leal, coadiuvato da Maria Torres, come tutti che sapete benissimo, campionessa mondiale, pluricampionessa mondiale, non stiamo qui a elencare tutti i suoi grandi successi, di Kumite, insieme al grande Mattia Gomez, maschile, quindi un altro campionissimo del Kumite spagnolo che ha affiancato questo stage internazionale di questi grandi campioni. Un evento veramente fantastico. Potrei descriverlo veramente come una cosa semifamiliare ma di altissimo livello. Tra tutti questi grandi campioni, poi sapete com'è agli stage, autografi alla fine, poi ci si incontrava magari questi campioni la sera in questi mega resort, insomma la sera un clima molto disteso e familiare, e insieme al grande campione spagnolo Quintero c'era sempre un ragazzo, tra l'altro che assomiglia anche molto al grande campione, un ragazzo che lo seguiva sempre. Spulcio un po', chiedo a Giacomo, sai, tra ragazzi si ora con Instagram eccetera eccetera, tutti si conoscono eccetera eccetera, dice Massimo, babbo, ma è uomo, ma quello lì sai chi è? Quello lì è Raul Martinez. Ah, chi è questo ragazzo qua? Infatti vedo che ogni tanto durante lo stage Quintero lo chiamava e chiaramente parlando spagnolo, io non è che spagnolo capisco tanto, ma da buon italiano insomma, stavo un po' sempre con l'orecchio teso, diceva sempre che era una grande speranza, che è una grande speranza. E infatti faccio indagini, 2 volte campione del mondo, 5 volte campione europeo e 9 volte campione nazionale di kata in Spagna. Quindi c'è un ragazzo veramente promettente. Stava sempre un po' nelle quinte, tant'è che alla fine dello stage tutti chiedevano, sapete, autografi sulle magliette, insomma, questo qua, tu sta nell'angolino, praticamente non lo considerava nessuno, sono arrivati io e mio figlio, ho detto, oh, fai un po', ma te, you are champion, ok, allora ci facciamo un po' gli autografi, la foto insieme, veramente un ragazzo molto molto promettente. Ma non è il video di oggi, ragazzi, non voglio parlare di Raul Martin, che è una promessa, vedrete che fra qualche anno direte, ah, ma già Massimo ne ha parlato in un suo video. Non voglio parlare oggi solo di questo Raul, ma del grande che ha coadiuvato tutti questi grandi campioni, il grandissimo italiano Luca Valdesi. Sì, c'era anche un italiano tra questi spagnoli, il grandissimo Luca Valdesi. Lo incontro nel resort, mi promette, era abbastanza, diciamo, preso, perché era sempre insieme a Ivan Leal, tra l'altro sono grandi amici, e mi ha promesso, guarda, ora c'è lo stage, vado qui, devo telefonare una cosa e l'altra, alla fine dello stage facciamo una chiacchierata. Lo tarpino per tutto il periodo e effettivamente poi alla fine dello stage in spiaggia mi concede veramente un'intervista. Io da buon super mega disorganizzato non porto via cavalletto, microfono, non porto via niente, dico, vabbè, maestro, facciamo un'intervista, ti voglio fare un po' di domande. Sono andato subito al sodo. Luca Valdesi non necessita di presentazioni, magari in descrizione in questo video vi lascio tutte le liste di tutti questi campioni, perché faccio un'ora per descrivere cosa hanno vinto, tutto praticamente. Il grande Luca Valdesi mi lascia un'intervista. Andiamo sul discorso, chiaramente con lui, niente un po' di meno che potevamo parlare dell'agonismo. Dico, maestro, ma mi spieghi un po'? Io chiaramente davo sempre del lei, perché maestro, grandissimo rispetto per Luca, maestro Luca. Maestro, ma com'è sta storia dell'agonismo? E lui mi dice, io chiaramente lo so già, però ho voluto un po' scalzare, lui diceva, ma guarda, l'agonismo è una bellissima cosa, è una bolla fantastica di lavoro e di esperienza, perché praticamente
vinci, poi magari perdi, poi ci sei dentro, vinci titoli importanti, nazionali, internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui mi diceva, poi alla fine poi sta questo incantesimo, questa bolla, questo percorso poi finisce, tant'è che ci siamo messi a parlare anche della grandissima campionessa Cardin. Cioè, diciamo che il discorso è nato da quello, gli ho chiesto io, maestro, ma la Cardin che fine ha fatto? E lui giustamente dice, la grandissima campionessa, tanto di rispetto per la nostra campionessa italiana, ma non è stata, non ha superato le qualificazioni per le Olimpiadi e chiaramente è andata giù perché lei si aspettava veramente di entrare nel discorso Olimpiadi e invece non è riuscita in questi step, ora me l'ha detto un po' alla veloce, in questi step che ci sono stati non è riuscita a entrare dentro al discorso di poter andare nelle Olimpiadi e chiaramente questa cosa l'ha mandata giù. Infatti, come sapete, la Cardin poi è andata in Africa, ha fatto un tour, secondo il mio modesto parere ha voluto un po' ritrovare se stessa. Dai social vedo che fa qualcosa, fa stage anche lei, la invita eccetera eccetera, ma da come ho capito quel mondo agonistico ha chiuso e lui ha detto è un po' un peccato, insomma, un personaggio così, Cardin è bravissima, formidabile, un atleta fuori dal mondo, un comité allucinata, velocità fuori supersonica, è un po' un peccato, gli dicevo maestro, e lui mi diceva, lui mi ha detto sì, effettivamente è un peccato, però fa proprio parte degli agonisti, io l'ho sempre un po' chiamati un po' in maniera un po' brutta, i cani sciolti, perché l'agonista lavora per sé e deve vincere, deve fare per sé, quindi come se poi quando finisce il discorso poi finisse tutto. Per tante persone poi è andata così, perché tanti campioni, poi lasciateli nei commenti, hanno fatto tantissimo e poi sono andati un po' nel dimenticatoio. Certi si sono reinventati, rimpastati, certi hanno fatto un po' i politici all'interno di federazioni importanti o meno importanti e qualcuno invece poi è uscito di scena. E la considerazione che ho fatto io col maestro, ma poi che mi è venuta di riflesso da pensare, pensavo sempre ai grandi maestri, cioè per esempio Kanazawa, ecco, parliamo di un grandissimo del mondo del karate. Kanazawa è stato un grandissimo agonista. Kanazawa l'ha fatta di gara, ha vinto. È diventato famoso per il suo combattimento, anzi vi lascio il link in descrizione. Il suo combattimento che ha vinto addirittura con un braccio rotto è passato alla storia. Cioè personaggi che hanno vinto per quegli anni. E poi hanno fatto un ulteriore percorso di crescita in federazioni, eccetera, eccetera. Quindi hanno creato poi un grande seguito. Mentre forse tanti campioni passati di oggi, grandissimi campioni, poi non sono riusciti a fare un seguito proprio o a far da trainer per altre persone, altri atleti, magari altre promesse. Questo diciamo che è stato un po' l'argomento che ho trattato con Luca Valdesi. Voi direte, vabbè, che ci racconti a fare queste cose? No, ve le racconto perché? Perché voglio sapere anche da voi, amici karateka, cosa ne pensate di questo discorso? Cioè, l'agonismo va bene, ok? Poi qualcuno può dire, no, non va bene, noi si fa il tradizionale perché è Okinawa, bla bla bla. Ok, va bene, io rispetto le idee di tutti. E abbraccio un po' tutti. L'agonismo deve essere un trampolino di lancio per un percorso alternativo o è un trampolino poi senza acqua in una piscina senza acqua? Cioè, cosa ne pensate voi, amici del Tempio? Tanti campioni, esempio, Lucio Maurino, un grandissimo campione, che era sempre in squadra con Valdesi e Figuccio, lui diciamo che da grande professionista si è un po' reinventato facendo Wacky Ryu e Koryuchinadi. Ha fatto la sua scuola, c'è la sua accademia, chiaramente viene sempre invitato perché è un personaggio importante, ha sempre un grandissimo peso, però diciamo che ecco, lui ha avuto un grandissimo trascorso agonistico, poi si è rifatto un qualcosa. Anche il grande Benetello, per esempio, di Kumite, il grandissimo campione italiano di Kumite, lui praticamente è entrato un po' in politica, non un po', è entrato in politica nella FILCAM, quindi continua, diciamo, politicamente a fare qualcosa. Secondo me personalmente non è il massimo, però comunque sia, sono personaggi che rimangono sempre nell'ambito. Quindi ragazzi, il karate agonistico deve portare o dovrebbe portare a un successo ulteriore, a una crescita ulteriore, o secondo voi è un flop fotonico che poi alla fine non porta a nulla, soltanto che ha questa magica bolla di medaglie?
Fatemi sapere, lasciate i commenti, iscrivetevi al Tempio Massimo e ciao!